Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi sono particolarmente emozionata perché finalmente giro il video che voi tutti non vedevate l'ora di vedere e che io stessa non vedevo l'ora di filmare, ovvero quello dei libri che ho ricevuto per Natale. Ho ricevuto un sacco di libri, il maritino me ne ha fatti tantissimi e poi li ho ricevuti anche dai miei genitori e dalle mie sorelle. Quindi comincio subito, vi dico fin da ora che mi aspetto sotto nei commenti ovviamente non soltanto i libri che avete ricevuto voi per Natale, ma anche se avete letto qualcuno dei libri che vi faccio vedere, insomma fatemi sapere se vi sono piaciuti, se meritano, se dovrei leggerli per primi e così via, insomma. Il primo che vi faccio vedere è l'unico libro sul quale nutro qualche dubbio, perché l'autrice in un altro libro non mi era piaciuta, ovvero sto parlando di Le sette sorelle di Lucinda Riley. Abbiamo letto con il nostro club del libro un altro volume, appunto, no, un altro volume, un altro libro della stessa autrice, e non mi era piaciuto per niente, era molto banale, una storia scontata, piena di cliché, noiosa, l'aveva di tutte, non era piaciuto proprio a nessuno, quindi questo è l'unico che non so se mi piacerà oppure no. Comunque, fatto sta che la storia parla di queste sette sorelle che sono state adottate da un padre insomma particolarmente buono ma anche particolarmente misterioso. Il padre scompare improvvisamente e una delle sorelle comincia ad indagare sul passato del padre e sul proprio passato, seguendo degli indizi che trova nella casa appunto di suo padre. Questo la porterà ovviamente a scoprire segreti riguardanti in particolare il suo passato e come sia arrivata ad essere stata adottata, e credo che sia che ogni libro parli di una sorella, perché so che è il primo di 7 libri, quindi credo che ogni libro parli di una delle sorelle. Fatemi sapere se l'avete letto, se vi è piaciuto, la trama sembra veramente carina, non so se poi magari mi deluderà oppure no, sicuramente tenterò. Il secondo libro invece è decisamente decisamente più sicura che mi piacerà, ovvero questo qui, The Hate You Gave Me di Angie Thomas. Avevo adocchiato questo libro in libreria poco prima di Natale e meno male non l'ho preso, perché per fortuna anche il maritino aveva pensato che mi potesse piacere e me l'ha preso. Ci sono dietro delle recensioni dei giornali più importanti del mondo, tutte con insomma che si esprimono in lodi su questo libro. Non ricordo benissimo la trama, perché l'ho letta quando ero per l'appunto in libreria e ho sempre paura di spoilerarmi qualcosa, quindi ormai non me la rileggo. Comunque la storia, cioè il tema principale è questo accanimento che si riscontra spesso in America da parte dei poliziotti per le persone di colore, quindi questi attacchi gratuiti e così via. Insomma, il tema è veramente intrigante e soprattutto è veramente attuale. E appunto la storia dovrebbe parlare di questa ragazza che assiste ad uno di questi omicidi contro un ragazzo oltretutto disarmato, e lei ha visto tutto e si trova divisa tra due mondi, il mondo delle persone come lei, quindi delle persone di colore, e il mondo dell'America che l'accoglie, e non sapere qual è la strada giusta da prendere. Spero veramente che non mi deluda, perché le aspettative sono molto alte. Il maritino mi aveva fatto anche un libro che avevo già in libreria, quindi sono andata a cambiarlo ed mi sono portata a casa questo, Isabella Allende, o Allende, non lo so, comunque la chiamo Allende, Oltre l'inverno. Non ho mai letto niente di lei, quindi sì, potete picchiarmi, però dai, ammettiamo che c'è sempre tempo per recuperare. Questo è un thriller che vede come protagonisti 3 persone, una straniera, un americano ed un'immigrata clandestina dal Guatemala. Quindi, oltre ad essere un thriller, il tema che sta dietro a questa storia è sicuramente attualissimo e interessante, perché il tema principale che sta dietro a tutto è quello dell'immigrazione, delle seconde possibilità, del ricercare la felicità e un futuro migliore nonostante il destino ci abbia fatto nascere dalla parte sfortunata del mondo. Sono veramente felice che il maritino abbia scelto tutti i libri che siano più o meno seri, perché ci sono anche thriller, gialli, un po' più classici, però che abbiano tutte alle spalle delle argomentazioni o comunque di temi forti, attuali e che soprattutto mi interessano tanto. Passiamo adesso ad un giallo che non vedo l'ora di leggere, perché so che lo leggerò in 3 giorni,
ovvero La moglie imperfetta di B.A. Paris. Lei ha scritto questo libro, anche questo libro qui, che era La coppia perfetta. L'ho recensito qui sul canale perché oltretutto mi aveva regalato il libro di questa autrice, Il Maretino, lo scorso anno per Natale, quindi ogni anno abbiamo un libro di questa Paris. Questa, che poi l'ho per scontato che sia una donna, non lo so. Sì, è una donna. Quindi, in questo caso parliamo di una donna che passando in macchina vede una macchina ferma sul ciglio della strada con una donna all'interno, non si informa, non si ferma a chiedere se questa donna abbia bisogno di aiuto e il giorno dopo scopre che la donna è stata uccisa nell'esatto posto in cui l'aveva vista. Questo chiaramente scatena in lei una serie di sensi di colpa, ma soprattutto si rende conto di dimenticarsi le cose. Già da prima era sempre sospettosa quando le capitava di dimenticare qualcosa, perché sua madre aveva avuto la demenza senile, quindi lei ha sempre paura che siano sintomi di questa malattia. Però in questo caso, per l'appunto, dopo questo trauma tra virgolette, lei comincia effettivamente a scordarsi delle cose importanti, come per esempio come si fa la lavatrice. Il marito la tratta praticamente come una malata, come se fosse già una irrecuperabile, e lei allo stesso tempo si chiede se abbia visto qualcosa di importante il giorno in cui ha visto questa donna con la macchina parcheggiata lungo la strada, e se effettivamente lei l'abbia dimenticato. Il libro che avevo letto di lei non era un thriller perfetto, ma era veramente di quelli coinvolgenti, nel senso che proprio non riuscivi a staccarti perché dovevi assolutamente sapere come andava a finire, quindi spero che anche questo non mi deluda. Altro thriller che, come vi dicevo prima, ha una tematica importante alle spalle è questo qui. Era Il mio migliore amico di Gilly Macmillan. Allora, questo libro praticamente parla di questi due amici, che sono un inglese ed uno, vediamo adesso ve lo dico, ed uno somalo. Sono amici per la pelle. Noah viene ritrovato morto e l'amico somalo, per l'appunto, comincia a nascondersi dietro un mutismo, nel senso che non parla più e non vuole più raccontare niente, quindi si presume che lui sappia qualcosa sulla morte del suo amico, questo Noah, che appunto era inglese. Chiaramente, oltre ad avere un detective che indaga sulla vicenda, si scatena chiaramente anche una diatriba tra le due famiglie dal punto di vista ovviamente razziale. Entrambe spingono per conoscere la verità, che potrebbe essere anche peggiore di quella che loro immaginano. Mi intriga da morire, quindi spero mi piace, spero che anche la tematica sia trattata bene, perché per l'appunto una cosa del genere va saputa trattare, cioè il fatto che ci sia un inglese che venga ucciso e che l'amico somalo decida improvvisamente di stare zitto, che cosa pensa la gente comune immediatamente? Mi sembra abbastanza scontato, quindi non vedo l'ora di leggerlo, insomma. Un libro che mi sono particolarmente emozionata a ricevere è stato questo. Un figlio, e ho detto tutto, The Pozzolis Family. Allora, forse li conoscerete perché sono delle persone abbastanza in vista sul web. Io i loro video li vedo principalmente su Facebook, non so se abbiano anche un canale YouTube, comunque sono loro, anche se in realtà la maggior parte dei video li fa lei come mamma. Quindi lei praticamente dà la sua esperienza in maniera anche abbastanza comica e divertente dell'essere mamma, di quello che si deve affrontare quando la nostra vita cambia e arriva un figlio. Nonostante loro abbiano adesso due figli e ovviamente li abbiano avuti entrambi in maniera naturale, quindi siano figli di pancia, come si dice, mi ha fatto veramente piacere, mi ha commosso il fatto che Riccardo mi abbia voluto fare un libro che parlasse di questo tema, perché vuol dire che già mi vede come mamma e quindi mi dà qualcosa che, anche con un sorriso, insomma, mi comincia a guidare nell'educazione del nostro futuro figlio. Questo è raccontato come se fosse un romanzo, ma in realtà è la loro storia vera, ecco, di come hanno affrontato la nascita del loro primo bambino. Altro libro che mi ha regalato il maritino è stato questo, bello, bello ciccione, ed è La figlia modello di Karin Slaughter. Allora, questo praticamente parla di una ragazza la quale ha perso presto la madre, il padre non si è mai ripreso completamente da questo lutto. Comunque lei, per l'appunto, lavora nello studio legale di suo padre e
viene detto nella trama che nasconde un segreto che tiene dentro da 30 anni. Un giorno succede che una ragazza entra in una scuola nel paese dove vive lei e spara a chiunque si trovi davanti. Questo la porterà, insomma, a rimanere abbastanza sconvolta, perché le riporta alla mente questi segreti che per l'appunto si porta dietro da tanti anni e che non ha mai svelato a nessuno, e quindi convince il padre ad indagare su questo caso. Questo è tutto quello che posso dirvi sulla trama, non c'è scritto altro, a parte il fatto che è un thriller psicologico. Quindi sono veramente curiosa, perché i thriller psicologici, se scritti bene, sono veramente dei capolavori. L'ultimo libro che mi ha regalato il maritino, ed è il più bello, me lo sono lasciato per ultimo ovviamente, è Baba Baboom, It di Stephen King. Questo è l'unico libro che gli avevo chiesto, nel senso, gli ho detto: non mi importa cosa mi fai, l'importante è che mi arrivi It di Stephen King, ed è arrivato, sono felice. Allora, io non conosco assolutamente la storia, quindi ragazzi, mi raccomando, non mi spoilerate niente, non ho mai visto nessun film di It, non ho mai letto il libro e non mi sono manco mai fatta raccontare la storia, cioè. Quindi, insomma, voglio immergermi in questa storia senza sapere assolutamente nulla. Non so quando lo leggerò, perché è veramente un tomone, però la curiosità è nata quando la mia cognata mi ha raccontato che la sua amica lo stava leggendo, le raccontava quello che appunto stava accadendo nel libro e lei ha detto: guarda, smetti, perché sono troppo impaurita, non voglio più sapere altro. Quindi, se una cosa riesce a spaventare addirittura soltanto il racconto, figuriamoci proprio immergersi nella storia del libro. Devo ammettere che io sono veramente molto fifona, speriamo vada tutto bene, ce la faccia arrivare alla fine. Passiamo adesso al libro che mi ha fatto la mia sorella più piccola, che è quella che mi ha regalato tutti gli oggettini a tema Harry Potter. Ed eccolo qua, L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley o Pulley, non so. Questo praticamente chiaramente non è Harry Potter, però dato che le atmosfere ricordavano quelle di Harry Potter, perché c'è di mezzo la magia, c'è di mezzo insomma un po' di questo mondo fantastico che aleggia in Harry Potter, ovviamente mi ha regalato questo libro qui. E praticamente la storia di questo ragazzo che si trova un orologio d'oro sul cuscino e questo orologio lo salverà da un attacco terroristico. Siamo alla fine del 1800, lui quindi andrà a ricercare chi è il produttore dell'orologio, incontrerà oltre a lui anche una ragazza che studia fisica e i tre affronteranno diverse avventure che li farà andare dall'Inghilterra addirittura fino in Oriente. Allora, questo è chiaramente un libro per ragazzi, un libro d'avventura, e è un genere che ho riscoperto recentemente grazie soprattutto a Miss Peregrine, del quale vi parlerò quando vi racconterò delle letture di gennaio, e quindi niente, anche questo ovviamente mi incuriosisce. Poi guardate la copertina. Ecco qua, c'è il forellino con l'orologio. I miei genitori poi mi hanno fatto un libro che è praticamente la versione maschile di un libro che avevo già. Comunque, per farvi capire, eccolo qua. 100 racconti per bambini coraggiosi, che se vi ricordate ve lo lascio qui, c'è anche insomma la versione femminile, non ricordo esattamente il titolo, ma lo conoscerete tutti perché è stato pubblicizzato fino alla morte. Comunque, in entrambi i libri per l'appunto si parla di personaggi femminili o maschili che nella storia hanno lasciato un segno, e questo per incoraggiare i bambini a credere nelle proprie capacità nonostante tutto, nonostante il posto dove sono nati, nonostante gli studi che hanno fatto, nonostante le possibilità economiche che hanno, cioè il saper inseguire i propri sogni con coraggio e con convinzione senza farsi fermare dagli ostacoli che possiamo incontrare nel nostro cammino. Chiaramente, anche come nell'altro caso, anche qui abbiamo i vari personaggi maschili disegnati con accanto la loro storia raccontata quasi come se fosse una favola, quindi è qualcosa che uno potrebbe anche leggere ai propri figli la sera prima di andare a dormire, e insomma appunto un paio di personaggi per sera raccontando le grandi gesta di persone che sono poi alla fin fine umani come noi. Gli ultimi due libri che vi mostro esulano dal mio genere, insomma, che leggo di solito, ovvero sono due fumetti, e me li ha regalati l'altra mia sorella. Sono veramente felice di averli ricevuti, perché questo mi permette di uscire un attimo dalla mia comfort zone, quindi di uscire da tutti i generi che di solito leggo, quindi principalmente romanzi, thriller e gialli, insomma, non è che mi discosto più di tanto.
Perché devo ammettere che a me leggere fumetti piace veramente molto, ma non mi capita mai di comprarli e di, insomma, di informarmi sulle ultime uscite e di leggerli. Ecco, alla fine non so come mai mi oriento sempre su qualcos'altro e quindi adesso ho finalmente la possibilità. I fumetti in questione sono Romantica come me, quindi tutto tema Minnie e romanticismo e... Insomma, diciamo che il tema, c'erano diverse tematiche, il tema che ha sentito più vicino a me era per l'appunto il romanticismo, ed ecco qua, le tavole, vabbè, sono le classiche tavole Disney meravigliose, e come protagonista abbiamo la nostra carissima Minnie. E il secondo volume che mi ha regalato è stato questo, I promessi paperi e altre storie ispirate a Alessandro Manzoni, che fa parte della collana Capolavori della letteratura. Questo mi intriga ancora di più, mi intriga nel senso, mi interessa, mi viene voglia di leggerlo ancora di più dell'altro, perché per l'appunto sono delle riscritture dei grandi capolavori della letteratura con i protagonisti della Disney. In questo caso abbiamo Paperino e Paperina, insomma, principalmente, comunque i paperi, ecco qua alcuni, insomma, dei disegni. Ecco qua, mi piacerebbe anche poter, insomma, indagare, se mi piacerà il libro, anche su altre storie che possono essere state raccontate tra i vari capolavori della letteratura, perché vedo che questo è il numero 8, quindi sicuramente ci saranno altre storie che sono state riscritte con i protagonisti Disney, quindi non vedo l'ora. Bene ragazzi, il video finisce qui, questi sono tutti i libri che ho ricevuto per Natale, sono stata veramente fortunata e quest'anno voglio veramente impegnarmi a leggere tanto. Ovviamente la mia TBR si allunga fino al cielo, però questo è, alla fine chi mi conosce sa come farmi felice. E fatemi sapere voi cosa ne pensate dei libri che ho ricevuto e che cosa avete ricevuto voi. Grazie come sempre per i bellissimi commenti che mi lasciate ogni volta e per la partecipazione sotto ogni video. Vi adoro e noi ci vediamo prestissimissimo con un altro video. Ciao!